Benvenuti. Questo secondo appuntamento lo apriamo facendo un ringraziamento doveroso. Devo ringraziare Apice Arredamenti di Fano che con i suoi complimenti d'arredo ci ha dato la possibilità di allestire questo salotto che è la cifra portante della nostra trasmissione di Teleracconto. E poi, come vi ho già detto durante la precedente puntata, il nostro compito principale è quello di darvi le nozioni per poter vivere un bel fine settimana. E allora vi dico subito che in questo fine settimana a San Giovanni in Marignano ci sarà dal 19 al 23 di giugno ci sarà la Notte delle Streghe, è un evento molto partecipato, molto famoso, quindi non vi mancherà l'occasione di magari poterlo visitare. A Pesaro invece sul San Bartolo, diciamo grosso modo prima di arrivare a Gabicce Monte, c'è un luogo, si chiama Eco, Fondazione Eco, e lì si tiene l'EcoFest. È una manifestazione piuttosto atipica perché è dedicata allo yoga, alla meditazione. La cosa singolare e simpatica è che dal tramonto all'alba si farà una notte dedicata alla meditazione, appunto, e alle pratiche olistiche, quindi potrebbe essere un appuntamento a voi vicino. E inoltre ci saranno anche dei food truck per poter poi cenare. A Monte Ciccardo invece il 22 e 23 giugno ci sarà la nuova fiera di Santa Eurosia, nasce come fiera del bestiame moltissimi decenni fa e adesso viene riproposta con anche delle cose particolari come per esempio la visita di un mulino dove oltre a vedere la macinazione del grano si farà anche esperienza nel sfornare ottimo pane e così via. E poi, come sempre, lascio due eventi di cui parliamo per ultimi, ma non perché siano meno importanti, ma solo perché voglio presentarvi i due ospiti di questo appuntamento. Inizio sempre per cavalleria e dovere con l'assessore Alessandra Boldrighini, assessore alla cultura e turismo, e non solo, ci sono anche altre deleghe, ma ci fermiamo qui, del comune di Morro d'Alba. E poi un viso a voi molto noto, è uno degli attori del San Costanzo Show, Jeffrey Di Bartolomeo, famosissimo, devo dire che anche io arrivando qui gli ho chiesto l'autografo, quindi più di così. Bene, noi parliamo di due eventi, iniziamo col parlare del, vi faccio vedere anche la grafica che è molto bella, Lacrima Wine Festival. E a suonare non una chitarra ma una bottiglia di vino è questo simpatico figuro che viene disegnato nella vostra grafica. Cominciamo col dire che benvenuta intanto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, sono molto felice di essere qui con voi ospite, grazie. Bene, assessore, intanto Morro d'Alba, io raccontavo prima in Camera Caritatis, come si dice, il fatto di aver viaggiato e di essere venuto da voi a Morro d'Alba e mi è piaciuto tantissimo, io sono innamorato, lo dico sempre, del nostro territorio perché ho fatto strade, stradine, colline, poi da certi punti di vista si vedeva il mare e poi sono arrivato nel vostro comune, Morro d'Alba, che è una vera e propria chicca. Eh sì, devo dire sì, no, perché sono l'assessore, ma Morro d'Alba ha due elementi importanti nel suo territorio. Uno è quello più conosciuto, che è quello del vino, che noi celebreremo adesso per ben 10 giorni, dal 21 al 30 giugno con il Lacrima Wine Festival, e l'altro però è un centro storico che ha un unicum in tutta Europa, che è un camminamento di Ronda alla Scarpa, che si può visitare liberamente, che percorre tutto il perimetro del castello e dal quale soprattutto si può ammirare il meraviglioso paesaggio marchigiano dai Monti Sibillini fino al mare Adriatico, il Conero, e credo che si intraveda anche addirittura il Monte San Bartolo, proprio da questa postazione, che è una postazione molto panoramica e quindi veramente si può apprezzare proprio la sensualità delle colline che dalle nostre parti poi sono ricoperte ovviamente da vigneti. Certo, è tipicamente un segno del territorio.
territorio marchigiano, ma da voi, diceva benissimo lei assessore, sono dei vigneti a ricoprire queste colline. Ecco, il Lacrima, perché bisogna dire il Lacrima, non la Lacrima, è un vitigno antichissimo. Ci sono anche note storiche, leggende, ma io vorrei sapere perché si chiama Lacrima, c'è un motivo? Sì, c'è un motivo molto preciso, proprio perché giunta maturazione la buccia dell'acino si fende e il succo inizia a lacrimare. Così si parla proprio di vigneto che lacrima. In realtà è un fenomeno che attualmente non si vede più, ovviamente, perché gli enologi sanno perfettamente il momento in cui è il grappolo raccogliere. È arrivato a maturazione, lo sanno ben prima. E poi anche perché il prodotto che vogliono selezionare proprio deve essere seguito dall'inizio, insomma, della maturazione. Del grappolo, però questo è il motivo, proprio perché c'è questa naturalezza con cui la buccia si fende e inizia a trasudare il succo. È una lacrimuccia che... Sì, è una lacrima però di gioia. Assessore, dunque, Lacrima Wine Festival, intanto quante edizioni sono già state fatte? Siamo alla quarta edizione. Quarta edizione. Sì, bellissimo, con la direzione artistica di Giovanni Seneca. La particolarità però di questa edizione è che finalmente, come da progetto originario, perché il Lacrima Wine Festival nasce dall'inizio come un festival diffuso che non riguarda soltanto il comune di Morro d'Alba ma tutto il territorio che accoglie il disciplinare del vino Lacrima, quindi sono ben 5 comuni. Quest'anno finalmente anche un'altra amministrazione insieme a noi, l'amministrazione di Monte San Vito, partecipa con gli eventi che si svolgeranno nel borgo e ovviamente anche nelle cantine, però che riguardano tutto il territorio, quindi non soltanto Morro d'Albo, Monte San Vito, ma anche gli altri territori. Sempre molto difficile fare rete, anche se è un imperativo nel turismo, sono diverse le sensibilità dei vari comuni, amministratori eccetera, però dicevamo prima, è interessante questo, che anche se in qualche caso magari l'amministrazione non segue, diciamo così, lo spirito di fare rete, sono proprio i cittadini e le cantine stesse che invece intendono fare rete, cioè sono loro che vogliono. Sì, sin dalla prima edizione le cantine anche non esistenti su Morro d'Alba ma sugli altri comuni hanno partecipato con le loro iniziative, aprendo le loro cantine con degustazioni, spettacoli e quindi accogliendo gli enoturisti che non vanno a vedere, insomma, se sono su un comune o sull'altro, ma semplicemente si fanno trasportare anche dal desiderio di conoscere questo vitigno così particolare, molto amato dal palato femminile e che sta riscuotendo sempre maggiore successo anche in tutto il mondo, devo dire. Io sono uno degli appassionati del Lacrima e penso di non sorseggiarlo solamente così come aperitivo, ma anche mentre mangio, mi piace tantissimo. C'è da dire anche un'altra cosa, cioè le cantine del Lacrima sono cantine pluripremiate. Sì, esatto, quest'anno particolarmente. Sono stata io stessa presente a Verona in cui la cantina Lucchetti, proprio di Morro d'Alba, ha vinto un prestigioso premio, insomma il premio Betti, conferito proprio dal Ministro dell'Agricoltura. È un premio prestigioso perché ogni anno la regione designa l'azienda che può meritarsi questo premio e quest'anno è stato toccato appunto il comune di Morro d'Alba con la cantina Lucchetti, ma anche di recente è uscita la comunicazione per cui anche la cantina Stefano Mancinelli ha vinto un premio prestigioso del concorso enologico di Città del Vino. Morro d'Alba tra l'altro è anche una città del vino e prenderà un premio anche questo molto prestigioso al Campidoglio, proprio i primi di luglio. Quindi siamo molto orgogliosi del nostro territorio. Ci sono anche delle cantine, insomma si sa, quando un vino è famoso, quando un prodotto è famoso, poi ci sono molti altri che si cimentano nella realizzazione di quel determinato prodotto. E così Lacrima, no? Ci sono cantine che non sono del territorio dei 5 comuni dove si produce il Lacrima a mo' di regolamento, come direbbe appunto, come si direbbe,
Ci sono cantine che invece vengono, acquistano le uve e poi magari in bottiglia, però le cantine non sono dei cinque comuni. Voi avete fatto però una cosa interessante, cioè avete detto, beh, insomma, diamo merito a chi è del territorio e chi produce nel territorio. Quindi avete fatto un'associazione tra produttori locali? Allora, i produttori stessi, perché poi questo è un elemento in cui l'amministrazione ovviamente non può interferire. Certo. Gli amministratori stessi hanno immaginato che per salvaguardare la qualità del loro prodotto, e io aggiungerei anche del territorio, è importante dare luce a chi lavora e mantiene tutta la filiera di produzione sul territorio. Per cui i maggiori produttori del territorio, delle terre dell'Acrima, come amo definirle, si sono stretti in un'associazione. E mi auguro che sappiano valorizzare insieme il nostro prodotto principe. Ma credo che la cosa più importante sia anche unire, come facciamo con il Lacrima Wine Festival, il prodotto al territorio, ai tesori d'arte che sono nascosti nelle nostre piccole comunità. Moro d'Alba è veramente un territorio piccolissimo, un comune, un borgo di meno di 2000 anime, ma sa raccontarsi in un modo tale da poter affascinare chi viene. E così deve essere fatto. Esatto, esatto. Senta, Assessore, abbiamo detto Wine Festival, quindi immagino sia possibile assaggiare, sorseggiare, sorbire questo prezioso nettare, ma ci sono anche, adesso senza entrare nello specifico di tutta la programmazione che sicuramente si vedrà tramite i social, internet, eccetera, ci sono anche dei momenti gastronomici. Sì, senz'altro che accompagnano gli spettacoli, ma la cosa importante è anche quello di poter andare a trovare le cantine stesse, che consentano visitarle e fare le degustazioni anche lì in cantina. Quindi abbiamo sia la possibilità dei momenti gastronomici che accompagnano gli spettacoli, quindi il calice e il tagliere che consente magari di accompagnare anche la visione dello spettacolo, o la cosa particolare, questo lo dico, la cena in bianco con calice di rosso, dove in realtà sono i commensali stessi che portano le pietanze, allestiscono la loro tavola, ma lì trovano il vino che viene in realtà dato dai produttori, quindi è una serata dedicata all'ecologia, però ecco, cena in bianco con calice di rosso, bello. Ma anche è bello andare a trovare proprio le cantine, ascoltare i produttori, chiedere, visitare la cantina e assaggiare il prodotto unito anche all'elemento enogastronomico. Poi è chiaro che i ristoranti dei borghi che certo. sono coinvolti sono particolarmente anche abituati a unire le loro pietanze proprio alle degustazioni del vino. Molto bene, quindi dal 21 al 30 di giugno a Morro d'Alba vale una visita a tutti gli effetti, c'è il Lacrima Wine Festival. Grazie Assessore. Grazie a voi. Prima di passare a Jeffrey, il nostro secondo ospite, volevo ricordarvi che ad Urbino ha aperto una mostra importantissima, Palazzo Ducale, Galleria Nazionale delle Marche, dedicata a Federico Barocci, pittore straordinariamente apprezzato, diciamo, molti lo paragonano addirittura a Raffaello, ed è la primissima volta in assoluto che ci sono raccolte tutte le opere di Federico Barocci, addirittura 76 di queste vengono da altrettante collezioni, siano musei come Città del Vaticano e America, New York, o da collezioni private. Jeffrey Di Bartolomeo, intanto Jeffrey, mi devi togliere una curiosità, perché questo nome? Non è un nome d'arte? No, questo è un nome vero, perché sono nato in Australia. Ah però? Perché mio padre era geologo e per 6 anni è andato a lavorare in Australia, mia mamma l'ha raggiunto, i miei genitori sono italiani. E mi hanno dato questo nome pensando di restare lì, ha detto così si ambienta, visto che il mio cognome veniva spesso storpiato, come capita sempre nei paesi anglosassoni, ma comunque all'estero, ha detto così si ambienta con il nome inglese, invece poi all'età di 3 anni siamo tornati in Italia, che avevano nostalgia, soprattutto mia mamma, e il nome inglese mi è rimasto qua. Ti è rimasto inevitabilmente. Senti Jeffrey, tu fai parte di questa compagnia straordinaria che sa Costanzo Show, avete ormai bypassato l'età dell'adolescenza, siete ormai diventati maggiorenni, avete sempre più successo, devo dire che siete esilaranti nella
maniera più completa, avete creato dei personaggi. Tu sei un po' quello che soffre nella vostra scenica, no? Sì, beh, io sono... Noi siamo un gruppo di 7 attori comici e ognuno, perché noi abbiamo... La compagnia è stata fondata nel 2004, quindi nell'arco eravamo molti di più, alla fine piano piano si è assottigliata la compagnia, siamo adesso in 7 e ognuno ha dei compiti ben definiti, certo, all'interno, oltre a quello di recitare. Ci sono dei Massimo Pagnone e Giovanni Gian Giacomi che sono, diciamo, le due maschere più importanti della compagnia, che interpretano vari personaggi, e poi anche io e gli altri abbiamo dei personaggi, adesso non dico minori, ma spesso io sono, diciamo, in coppia con Giovanni Gian Giacomi e quindi faccio da spalla, poi certo, in alcune occasioni ho... È difficile però fare i comici, no? I famosi tempi comici. Beh sì, i tempi comici, tutto si impara, però la comicità è, come si dice, quella o ce l'hai o non ce l'hai, nel senso che il tempo comico si riesce perché ci sono delle tecniche, però... Devi essere un po' portato. Se uno è portato è più facile. Il talento non si compra. Sì, però sai, al giorno d'oggi scuole di teatro ce ne sono di tutti i tipi. Quindi senti, quanti spettacoli avete al vostro attivo? Tanti, tantissimi, vero? Tantissimi, non so neanche quanti. Quest'estate, per esempio, gireremo i vari teatri e piazze delle Marche abbiamo 4 spettacoli. Ah, però. Col quale giriamo, perché uno spettacolo sono 2 attori, uno spettacolo in 4 e 2 spettacoli la compagnia al completo in 7. Senti, però fare uno spettacolo significa imparare a memoria un copione, no? Sì. Quando siete lì, che appunto, come mi dici adesso, avete 4 spettacoli diversi, non succede che magari una battuta di un copione la passi all'altro? No, può capitare, come dici, in quinta, prima di entrare, che uno un attimo resta dove sono? Adesso cosa c'è? Dove sono? Che momento è? Però gli spettacoli li scriviamo noi e li costruiamo insieme, quindi insomma può capitare, come sempre, di poi improvvisiamo, quindi può capitare anche che una battuta di uno spettacolo entri in un altro, però diciamo che siccome li scriviamo e li inventiamo noi, difficilmente ci confondiamo. Senti Jeffrey, quanto tempo di preparazione ha uno spettacolo? Cioè, a parte lo scrivere, poi ci sono le prove, no? Sì, certo. Allora, noi abbiamo un metodo, il nostro metodo, prima, diciamo un paio di mesi. Poi dipende anche dall'intensità delle prove. Noi proviamo 2 o 3 giorni a settimana, a volte dal pomeriggio, a volte solo la sera. E poi dipende, perché sono dei giorni che proviamo, prima ci vediamo noi e parliamo. Poi comincia la scrittura e poi ci alziamo in piedi, come si dice, e proviamo i pezzi in piedi. E poi la parte più importante è quella in teatro. Noi sempre c'è una prova di qualche giorno in un teatro per vedere gli bene spazi, gli spazi, certo, le luci e affinare lo spettacolo, confezionare, diciamo, lo spettacolo. Solitamente nell'arco degli anni abbiamo, diciamo che un paio di mesi è il tempo che ci impieghiamo. Che ci vuole per mettere in piedi uno spettacolo. Sì. Sai, quando si vedono certi film, si vedono queste prove nei teatrini off oppure in certe stanze malsane, sotto scale, è così anche per voi? Sì, noi in tutti questi anni abbiamo cambiato vari spazi, abbiamo un nostro spazio, no, che è, diciamo, un magazzino, è un capannone di 100 metri, poi abbiamo una... ci appoggiamo, abbiamo una collaborazione con una scuola, con il Polo 3 di Fano, noi c'è un rapporto di collaborazione reciproca, noi facciamo un laboratorio di comicità e di teatro per gli alunni, in cambio abbiamo alcuni giorni a settimana questa palestra a vostra disposizione per provare. Esatto. Senti, un'altra cosa, ma cioè voi avete, dicevamo prima, quasi 20 anni, dicevo, sì, siete maggiorenni, vi siete sempre mossi un po' nel circondario, non avete mai fatto o non avete voluto mai fare il salto? Ma allora, alcuni di noi prevalentemente gli spettacoli vanno nelle Marche, le Marche le giriamo quasi tutte, non dico proprio il sud delle Marche, un po' meno, e andiamo in Emilia Romagna, fino, diciamo, Rimini, Riccione, in Umbria, soprattutto le televisioni locali nei quali abbiamo fatto oltre 300 puntate, sia in questa TV che anche in tutte le TV delle Marche. Con le televisioni televisive siamo andati in Umbria e Emilia Romagna, con i teatri invece un po' meno,
un po' meno, perché battiamo soprattutto le Marche, poi anche perché alcuni dei nostri, noi non recitiamo in dialetto, ma alcuni personaggi in cadenza, si dice. Okay. Quindi se noi andiamo per esempio nella provincia di Ancona, diamo precedenza ad un personaggio nostro che ha l'accento anconetano, andando a Pesaro, a uno di Pesaro. Certo. E abbiamo anche dei personaggi che parlano il romagnolo. È una questione, mi dici, di linguaggio, eccetera. Ma no, anche perché poi noi dopo abbiamo cominciato nelle Marche, ci siamo sempre fatto anche di pigrizia. Dove diciamo. Invece vi vedremo a Fano? Questo è importante perché siamo a conclusione del nostro appuntamento. Sì, quest'anno siamo in vari teatri della Regione Marche, beh, soprattutto piazze all'aperto, ma abbiamo tantissime serate all'Arena BCC di Fano, Tre Ponti, abbiamo 7 spettacoli e porteremo l'Odissea dei Promessi Sposi in Una Notte di Mezz'estate, che è l'ultimo spettacolo invernale, siamo al completo. Debutterà il nuovo spettacolo che si chiama Ultimo Tango a Tonga, che è uno spettacolo nuovo, siamo solo in 4, e poi ci sarà anche lo spettacolo con cui giravamo un paio di anni fa, che diciamo che è un meglio di, che è Somari di Battaglia. Al posto dei cavalli di battaglia, noi, visto la nostra semplicità, facciamo Somari di Battaglia. E allora voi sapete che avete questo appuntamento con l'Arena BCC, sicuramente ne parleremo ancora e avrete modo di informarvi, come dico sempre, tramite social, internet, e sappiate che se veramente volete divertirvi non dovete perdervi queste serate. Grazie per averci seguito, Teleracconto finisce qui, ciao!